Il paradiso delle signore, anticipazioni. Agnese riceve una brutta notizia su Rocco. Nel paradiso delle signore è ormai evidente da diverso tempo l'assenza di Rocco. Anche se Maria continua a preparare instancabilmente le loro nozze, più volte si è sospettato che Rocco l'avesse tradita. Una notizia sconvolgente, nelle prossime puntate, sta per raggiungere Agnese, proprio in merito al giovane amato. Naturalmente, la donna non reagirà affatto bene. Partito per inseguire il sogno di diventare ciclista, Rocco ha dato raramente sue notizie ai familiari. La cosa ha creato sconforto, soprattutto alla povera Maria, che però non ha mai smesso di sognare un matrimonio imminente e soprattutto di prepararlo. In più di un'occasione, si temeva che Rocco stesse raccontando cose non vere ai suoi parenti. Infatti, già in passato, aveva dato nomi falsi degli alberghi in cui alloggiava o delle città in cui si trovava. Maria, anche se con qualche reticenza, ha messo da parte i suoi sospetti, continuando a lavorare per il suo matrimonio con Rocco. I dubbi però non sono mai andati via per Agnese, che, come svelano gli spoiler, riceve una notizia sconcertante che ha a che fare proprio con Rocco. Infatti, ad Armando giunge un'informazione che potrebbe compromettere definitivamente il matrimonio con la Puglisi, previsto per il mese di maggio. Armando viene a sapere che Rocco, durante la sua permanenza a Roma, per inseguire il sogno di diventare ciclista, ha conosciuto una donna. Il giovane amato ha perso completamente la testa per lei, ed è per questo motivo che si comporta in modo piuttosto assente con Maria. Dopo aver ricevuto questa notizia e dopo aver riflettuto sulla cosa più giusta da fare, Armando giunge alla conclusione che la prima mossa deve essere quella di informare Agnese. Il capomagazziniere riferisce alla signora Amato quello che è venuto a sapere. Agnese resta sconvolta e dopo dei primi minuti di incredulità comprende che effettivamente è ciò che aveva sempre sospettato. Così, la donna prende la decisione di vederci chiaro, ma allo stesso tempo non desidera che Maria venga a sapere della notizia prima che ne sia certa. Agnese, quindi, d'accordo con Armando, tiene nascosta la verità alla Puglisi. Ignara di tutto e ancora certa di essere amata da Rocco, Maria continua a preparare le nozze e aspetta il momento del ritorno di Rocco. Agnese decide di andare ad affrontare direttamente il ragazzo per scoprire la verità. Agnese, dopo essersi confrontata con Armando, prende la decisione di lasciare la città per andare a Roma. Infatti, secondo le notizie che sono arrivate, Rocco si trova proprio lì. La signora Amato vuole vedere con i suoi occhi quello che le è stato raccontato e scoprire se davvero il ragazzo ha una relazione con un'altra donna, oppure no. Solo in questo caso informerà Maria di quello che sta succedendo. Agnese parte quindi alla volta di Roma e probabilmente si tornerà ad avere notizie di lei soltanto dopo diverse puntate. Nel frattempo, Salvatore, rimasto a Milano, sta progettando il suo futuro con Anna e deve fare i conti con quello che sta succedendo a Tina. Infatti, lui appoggia Sandro, il marito dell'amato, che vuole riconquistarla a tutti i costi. Tina però si sta infuriando con tutti coloro che sostengono Recalcati e che vanno contro la sua decisione di non riconciliarsi con il marito. Intanto, anche se si tratta di anticipazioni a lungo termine ed è ancora tutto da vedere, Maria è sicuramente destinata a scoprire che Rocco la sta tradendo. Considerando il fatto che aveva già reagito molto male al sospetto che Amato la stesse tradendo, è molto probabile che non accetti facilmente la possibilità che Rocco si sia innamorato di un'altra persona. Secondo alcune indiscrezioni, appare probabile che Maria, dopo aver scoperto che Amato ha intrapreso una relazione clandestina, torni in Sicilia. Non avendo più motivo di rimanere a Milano, la Puglisi potrebbe decidere di tornare dalla sua famiglia, anche per farsi aiutare, in un momento così difficile. Allo stesso tempo, anche per Rocco, non avrebbe senso rientrare a Milano, dato che ha una storia d'amore a Roma, e lì c'è anche la sua carriera di ciclista. Il personaggio potrebbe quindi uscire di scena definitivamente, salvo qualche breve ritorno. Ovviamente, tutto lascia pensare che il matrimonio tra Maria e Rocco non venga confermato, ma immediatamente annullato. Sembra anche che Amato non abbia intenzione di farsi perdonare dalla Puglisi, in considerazione del fatto che è effettivamente innamorato di un'altra persona. Non resta che aspettare per vedere quali notizie porterà Agnese dopo il suo viaggio.
Voi, che cosa ne pensate? Credete che tutto questo segnerà la rottura definitiva tra Maria e Rocco? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.